Prima di iniziare questo video, volevo scusarmi per l'inattività che c'è stata in quest'ultimo periodo sul mio canale. E che sono stato impegnato con la scuola, gli studi, lo sport, eccetera, eccetera. Ma adesso ritornerò a pubblicare video su YouTube, come ho sempre fatto. Detto questo, io bando alle ciance e vi lascio al video. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono GaiDR e bentornati in un altro video dove mostro la faccia. E oggi tratteremo un argomento che sta preoccupando un po' tutti noi, di cui se ne sta parlando molto anche al TG e su internet. Cioè il conflitto tra Russia e Ucraina. Come già sapete, il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha invaso l'Ucraina, perché oggi quest'ultima è uno stato indipendente, mentre prima faceva parte della Russia. Ora una parte degli ucraini vuole essere russa e un'altra vuole l'indipendenza. E in più vuole far parte della NATO. Putin vuole impedire proprio questo, che l'Ucraina diventi una nazione della NATO. In questi ultimi giorni le città principali dell'Ucraina, soprattutto Kiev, sono sotto i bombardamenti e stanno morendo un sacco di civili. E molte altre invece, per non essere uccise, stanno scappando dal loro paese. Infatti, anche qui in Italia, come in altre parti del mondo, stanno venendo molti profughi provenienti dall'Ucraina. Io dico che bisogna aiutare queste persone in tutti i modi possibili, magari dandogli del riparo, degli abiti, del cibo. Spero che Putin riesca a ragionare e la smetta di far uccidere persone innocenti che non c'entrano niente. Perché la guerra è sbagliata, sia per la Russia e sia per l'Ucraina. Nel 2022 non è concepibile che si parli ancora di guerra. La storia ci insegna che nelle guerre non ci sono vincitori, ma si perde da entrambe le parti. Quindi io dico no alla guerra.